Io mi chiamo Giuseppe Francese. Mio papà si chiama Mario Francese ed è un giornalista molto bravo. Anche mio fratello Giulio fa il giornalista. E anch'io voglio diventarlo da grande. Qualche volta, quando finisce di lavorare presto, mio papà prende la macchina e se ne va in campagna. A lui piacciono molto gli uccelli, per questo si è fabbricato una grande gabbia di legno. Dentro ci mette i merli, i passeri, i pettirossi e i canarini. Mio papà gli dà da mangiare. Li chiama tutti per nome. Dice che sono piccoli, ma vedono più cose di noi perché loro sanno volare. Quando va in campagna dei suoi uccelli, mio papà si sente felice. Dice che da lassù il mare sembra davvero grande, come se non dovesse finire mai. Poi quando torna a casa la sera, per noi è una festa. Lo sapete che Fabio si è fidanzato? Stai zitto, scemo. Scemo tu. E com'è sta ragazza? Devi vedere, è bellissima. Ma lo lasci parlare. Ma non ci siamo fidanzate, è che ancora glielo devo dire. Per forza glielo devi dire. E zitto tu. Ma com'è che avete tutto su babbio? Che succede? Ti vedono mai e fanno un poco di teatro. E tu, Giulio? Che cosa hai scritto oggi? Un pezzo su una mostra, ma era brutto. E l'hai scritto che era brutta? Sono amici del direttore, papà. E con questo? Vedi che i lettori se ne accorgono quando gli scrivi delle fesserie. Hai capito? Tu scrivi sempre la verità. Io scrivo quello che vedo, quello che so. Mangia, va. Verità. Per mio papà è una parola importante. Lui dice che la devono dire non solo i bambini, ma anche i grandi. Come quella volta che il nostro cane non stava bene. Quel giorno mio papà aveva deciso di accompagnarmi a scuola. Va bene, senti, ciao. Senti, Giuseppe, aspetta. Ti devo dire una cosa. Tu lo sai, vero, che a me non mi piace dire le bugie. Per questo ti dico sempre la verità, anche se a volte è dolorosa. Sì. Ieri sono stato dal veterinario. E che ti ha detto? Lo fa tornare a casa? No. Non può tornare a casa. Ma perché? Perché sta molto male, Giuseppe. Sta morendo. Soffriamo quando qualcuno a cui vogliamo bene muore, ma fa parte della vita. Tu ormai sei grande e devi sapere che può succedere. Oh, però bisogna essere forti, hai capito? Forti. Fammi un bel sorriso, dai. Ma lo vedi che sei bello così? Vai adesso, dai. Quella mattina mio papà mi insegnò ad essere forte. Dici che ancora le 30 righe stai scrivendo tu? Sono 90. 90 righe per uno sparato alle gambe. Questo è un altro, ammazzato fresco fresco. Incapettato e messo nel portabagagli della sua macchina. Ah, vedi che bello. Bruttissima morte. Pronto, Maria? Ehi. Sì, io sto tornando. Come sta Giuseppe? Ancora la febbre, amore. E papà? Passamelo. Aspetta, vuole parlare con te.
Papà, lo sai che ho scritto un articolo? Ah, sì? E di che parla? Appena torni te lo faccio leggere. Va bene, allora aspettami che sto rientrando io, eh? Il tempo della strada. Va bene. A dopo. Uomini del Colorado. Vi saluto e me ne vado. Bravi. Signor Francese! Era il 26 gennaio 1979. Quella sera aspettavo che tornasse mio padre per fargli vedere il mio primo articolo. Papà. Papà. Non ho mai avuto il coraggio di rileggerlo. Giuseppe. 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 Non era il tuo primo giorno di lavoro oggi? Ma quando mai? Posso aspettare. Un minchione, sei. Bella che sì. Ma non dovevi richiamarlo. Chi è questo che ti sta chiamando? Che si trattano così le persone? Mm? Ma perché minchia mai preso? È solo la donna delle pulizie. Un minchione, sei. Minchione io? Ma quando mai? Sicuro che non c'è nessun'altra? Te lo giuro, da quando ci sei tu in questa casa non c'è stata nessun'altra. Giuseppe, dove sei finito? Sono giorni che non ti fai sentire. Ti va se usciamo? Questo chi è? È un'amica, ti giuro che è un'amica. È soltanto una vecchia amica e non chiamava da... Non lo so perché adesso... Un'amica? Un'amica. Ma non ci provare, sai? No, non ci devi provare nemmeno, che ti affogo. Ti affogo. E ti giuro che ti affogo. Per quanto tempo stare via? Quando torni? Io non so stare senza te. Buongiorno, Mary. Ancora così stai? Te lo sei scordato che c'è il colloquio oggi? Giuseppe, vedi che è un posto sicuro. Non lo puoi perdere. C'è rimasto un poco di caffè? Hai fatto bene a chiedermi di portarti il vestito di tuo padre. E mettiti questa. Tuo padre se la metteva sempre quando andava al giornale. È la stessa taglia di tuo padre.
Sono passati 20 anni e la mia vita ha preso un'altra strada. Questo è un giorno importante. Il mio primo giorno di lavoro. E questo sarà il suo ufficio, almeno nei primi tempi. E cos'è? L'archivio. Archivio? E io che devo fare? Archiviare. Archiviare. Non si preoccupi, Francese, si comincia sempre dal basso. Poi, certo, toccherà a lei farsi largo. Qua funziona così. Eppure lei ha cominciato dall'archivio? No, in amministrazione, 28 anni fa. All'inizio avevo un ufficio che era più polveroso di questo. E poi si è fatto largo, invece. Ma lo sa quanti vorrebbero essere al suo posto in questo momento? In archivio? Alla regione. In Sicilia ci sono più disoccupati che in Tunisia, lo sapeva? E quindi sono un privilegiato. Non faccia così, Francese. Io me lo ricordo suo padre, sa? I suoi articoli. Come se fosse ieri. Beato lei. Io non mi ricordo niente. Buona giornata, Francese. Insomma, compa, quello mi apre la porta. Minchia, scappali, 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 Ronnetti, pare che tutte le carte del mondo le infilarono da Renzo. Ma tu che devi fare? Niente. Ma come niente? Niente, che devo fare, compa? La guardia alle carte, evitare che scappano. Ma non ti lamentare. Minchia, ora c'hai lo stipendio. Ti fai il motorino nuovo, la macchina. Le vacanze. Le vacanze. Sai che facciamo allora? Un brindisi allo stipendio, offro io un altro giro, grande. Dai. È vero che ti hanno assunto solo perché a tuo padre l'hanno ammazzato. Che vuoi sapere se ci ho guadagnato a fare l'orfano? Beh, lascia stare, andiamo a bere, dai. Non si può scherzare. Guardate. Ma vuoi sapere se mi è convenuto farmi ammazzare al padre? Non si può scherzare, beh. Non vuol dire niente. Ma fallo! Dai, beh, lascia stare. Sei coglione, ma che stai andando? Ma che fate? Mi stai... Dai, beh, no! Ma tu niente! Beh, i verbali della commissione bilancio, dove le metto? Là, là va bene. Qui comunque non si può fumare. Pronto? Giuseppe, la mamma sono. Mary, ma perché mi chiami in ufficio? E che ci fa? Perché c'è pieno di gente, dai, non voglio disturbare. Scusami allora, era solo per ricordarti del pranzo di domenica. Va bene, mi ricordo, Mary. Non fare tardi, Giuseppe, ci sono pure i picciretti. Va bene. Buon lavoro, gioia mia. Che c'è? So perché hanno ucciso suo padre. Ma chi è? È stata la mafia. E io so perché l'hanno fatto. Ma chi cazzo è? Per 20 anni nessuno aveva più parlato della morte di Mario Francese. Come se mio padre non fosse mai esistito. Nessun indizio. Nessun movente, nessun colpevole. Alla fine me l'ero tolto dalla testa pure io. Mi restavano solo un poco di ricordi. E la giacca del suo vestito buono. Quella che avevo messo il primo giorno di lavoro. Hai fatto tardi. Ti sei fatta vecchia, Mary. Ma quanto ci metti ad aprire? Bella che sei. Amore mio.
Ma io non vedo nessun bambino che mi viene incontro. Ma com'è possibile? Oh, questa mia! Belle che siete. Oh, finalmente ce l'ha fatta. Un miracolo. Oh, scusa, cioè, ma dopo un'ora abbiamo iniziato. Avete sai com'è? Fatto bene. Non saranno più buoni come prima, ma... I tuoi sempre buoni sono, mamma. Zio, ti va se ti racconto della maestra? Lo sai che faccio scuola calcio. E che vuoi diventare un campione come a tuo padre? Guarda questo, gli dare retta e quando guardiamo il Palermo non sai neanche in che porta deve segnare. A sinistra, a destra. Non ti azzardare nemmeno. L'hanno portata qui, è a nome tuo. E per me? Aprila. Non ti piace niente. No, è per tutti. Allora, gentilissima famiglia francese, non voglio darvi fastidio, ma vi prego di credermi. Io conosco... Che c'è? Dice di sapere la verità su nostro padre. Ma di questa lettera? Domenico Di Marco, c'è pure il telefono. Lo conosci? No. Lo conosco io. Da qui? È uno strano, ogni tanto viene al giornale, porta qualche notizia. Dice che conosce un poco di gente all'albergheria. E allora? E allora niente. Dice che è stato un mafioso, che poi però ha smesso. Quindi questo è un pazzo? Dice anche che sta collaborando con i giudici, ma a noi ci sembra più un mitomane. È quello che mi ha chiamato in ufficio. Lui? Ha usato le stesse parole. Non sa un cazzo. Giulio. E tu chi ne sei? Sono passati 20 anni, Giuseppe. Ci hanno detto che è stato un delitto di mafia, ed è già tanto. Ma non basta. Per fare i processi servono le prove. Io le prove le ho cercate per una vita. Sto bene, sto bene. E se invece sapesse la verità? Mamma! Scusatemi. Ecco, bravo. Di Marco? Francese? Prego. Si accomodi. Suo padre era una persona molto coraggiosa. Ma lo conosceva? Lo conoscevano tutti a Palermo. Chi gli voleva bene e chi lo odiava. Ah, e chi lo odiava? Ma non è che lo odiavano. Avevano paura di lui per quello che lui scriveva. Se lei legge i suoi articoli, c'è tutta la verità là dentro. Ma di chi sta parlando, Di Marco? Io sono uno che sono stato per 15 anni insieme a loro e li ho conosciuti tutti. Gente senza onore, senza dignità, nudo mescato con niente. Non vale niente per nessuno, assolutamente non valeva niente per niente. A meno che... A meno che? A meno che, francese, i picciole, i soldi. E allora se gli fai mancare quello che disincazzano, diventano cattivi. Ma che c'entra mio padre con i soldi dei mafiosi? Tuo padre non c'entrava niente con i soldi dei mafiosi. Lui dava fastidio soltanto per quello che scriveva. Ho capito, queste sono chiacchiere. Sono soltanto chiacchiere. Con le chiacchiere non si va da nessuna parte, servono i fatti. La diga Cassia. Voleva un sacco di soldi. Tuo padre si è messo di traverso per quello che ha scritto. E ha dato fastidio a molte persone. A chi? Ai corleonesi. A Roma mi hanno confermato che la cassa per il mezzogiorno ha deciso di stanziare una cifra significativa per la bonifica e la ricostruzione delle nostre povere zone colpite dal sisma del 68. C'è 150 miliardi di lire, frutto anche di un lavoro generoso e responsabile che il nostro partito sta svolgendo nell'interesse della Sicilia.
La presenza dell'amico Vito Ciancimino, segretario della Democrazia Cristiana a Palermo, è il segno di un impegno che vede tutto il partito unito. Onorevole Lima, che cosa succederà con questi soldi? Li spenderemo. Ma forse lei mi sta chiedendo come li spenderemo. Cantieri, lavoro, opere pubbliche. La Regione Siciliana dimostrerà al governo nazionale che in questa regione non una lira andrà sprecata. Da dove comincerete? Dall'acqua. Qui, proprio nel mezzo delle Madonie, costruiremo la più grande diga del Mezzogiorno. Daremo l'acqua a tutte le campagne dell'isola. Ecco, mi scusi, segretario, lì, proprio lì, c'è il suo paese, Corleone. E che c'entra questo, scusi? Coincidenza. Sì, sì, si capisce, ma dico, come farete a tenere fuori la mafia dagli appalti? Guardi, le procedure saranno limpide, proprio come l'acqua di quella diga. Tutto verrà fatto alla luce del sole. Sì, però 350 miliardi sono, insomma, una bella cifra. Come pensate di... Cosa, signor Francese, cosa dovrei pensare? Con i sindacati ci avete parlato? Parleremo anche con loro. Parleremo con tutti i siciliani se sarà necessario. Le belle notizie vanno condivise. Grazie, passate una buona giornata. Dottore, per una domanda. Ha detto così? Sì, si dice che avevano un interesse su una diga. Lo sai qual è il problema di quelli come Di Marco? Non sono riusciti a diventare mai niente, né mafiosi né pentiti. È un'acqua fresca, gente inutile. Ma verifichiamolo, che ci costa verificare? Tu avevi 12 anni, Giuseppe. Lo so io. Cosa mi è costato occuparmi della mamma? Evitare che la speranza la consumasse. Ogni giorno andavo a parlare con magistrati, a cercare qualcuno che si occupasse di questa storia. Lo sai quanti articoli ho scritto? Quante interviste ho fatto? Con quanti colleghi ho dovuto litigare? Ma tu che ne sai di quello che è costato a me? Scusa. Perché io lo so già come andrà a finire. Zero, nulla. Una pacca sulla spalla e vaffanculo. Ma tu lo sei dimenticato che su papà hanno lavorato inutilmente i migliori investigatori che avevamo a Palermo. Boris Giuliano, Rocco Chinnici, il procuratore Costa. Tutti morti. E questo che c'entra? Voglio leggere gli articoli di papà. Ma li procuri tu? No. Che vuol dire no? Vuol dire che se vuoi cercare qualcosa, cercala, ma non qui dentro. Ora scusami, ma devo lavorare. Giornale di Sicilia mi ha detto, quali mesi la interessano? Dal 1975 al 1978, tutta la collezione. 4 anni? Pure il gennaio del 79. Mi dice che hai. Un poco di pensieri. 20 anni fa hanno ammazzato mio padre. Non lo sapevo. Mi dispiace. Delitto di mafia. Solo questo ci hanno detto. Niente più. Solo che l'hanno ammazzato per quello che scriveva.
detto, cosa vuoi capire? Chi è stato? Ma per farlo devo riuscire a vedere quello che vedeva lui. Devo pensare quello che pensava lui. Leggendo i suoi articoli mi rendo conto che mio padre scriveva senza paura, senza mai tirarsi indietro. Come quella volta che riuscì a intervistare la donna di quello che sarebbe diventato l'uomo più potente di Cosa Nostra, il capo dei Corleonesi, Totò Riina. Lino, vedi che a forza di pulirtela quella macchina fotografica, te la consumi. Ma tu lo sai il danno che può fare un granello di polvere quando scatti? No. E allora che te lo spiego a fare? Mario, ma che stiamo aspettando? Eccolo, ci siamo. Ma è il tuo amico colonnello? Allora, colonnello, che mi dice? Ha appena finito la deposizione, lo stanno portando fuori. Bene. Signorina, signorina Bagarella. Chi è lei? Un poliziotto? No, quale poliziotto? Sono un giornalista. Allora, ha avuto paura prima in udienza? Perché avrei dovuto avere paura? Beh, perché tutti quanti, quando siamo davanti ai giudici, abbiamo un po' di tensione, insomma. Io non c'ho niente da nascondere. Le va di raccontarmi? Quello che avevo da dire l'ho già detto ai giudici. Ma vede, quello che interessa a me è... non sono le cose che vogliono sapere i giudici. Solo qualche domanda. Di fotografia la stiamo a casa, però? Sì, 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 certo, certo. Di qua, Ho conosciuto Salvatore Riina negli anni 50, quando a Corleone successe quello che successe. E vennero coinvolte diverse famiglie, fra cui la sua e la mia. Lei era appena una bambina. In prima media andavo. E Salvatore mi piaceva da quando eravamo vicini. Poi nel 63 l'arrestarono. Avevo 19 anni e lo amavo. Perché va sta faccia? Che c'è? Non ce l'ho il diritto di amare un uomo pure io? Ma signorina Bagarella, io sono qui soltanto per ascoltarla, non per giudicarla. Ma infatti la domanda è proprio questa, ma lei perché mi vuole ascoltare? Che cosa ci può essere di tanto interessante nella storia di una donna che si è scelta l'uomo della sua vita? Beh, quest'uomo è Salvatore Riina. E quest'uomo è Salvatore Riina, Salvatore Riina. Le mani di sangue intanto non se le macchiate mai. E io e lui ho stima e fiducia. Pure i giudici si sono fidati. La corte d'assisi di Bari l'ho assolto con formula piena, dopo che ci fecero fare 6 anni di carcere. Lei lo ha aspettato per tutto questo tempo? Per tutta la vita, se necessario, io l'aspetto. E adesso? E adesso non lo vedo da quando l'hanno scarcerato. Tornò 2 giorni a Corleone, il tempo di fidanzarci. 2 anni e 4 mesi sono passati. Senta, ma è vera questa cosa che si dice che lei sta organizzando nozze segrete con Riina? E che sono come Lucia dei Promessi Sposi? Dopo tutto quello che è successo, io alla luce del sole mi sposo. Vuole vedere? La ringrazio, Ninetta.
E tu che ci fai qui? Era pure mio padre. Il coraggio della verità. E quale verità? Quello che scriveva. Nel suo lavoro. Senti, Giuseppe. Non ti sei mai interessato alla storia di nostro padre? Me lo spieghi che succede? Sei tu quello che ha preso il suo posto al giornale. Non ti capisco. Sei tu il fratello più grande. Sei tu quello che decide cosa scrivere sulla tomba di papà. Ma che stai dicendo? Voglio far riaprire l'inchiesta, Giulio. La mamma non ci pensi? Soffrirà ancora, Giuseppe? La mamma starebbe meglio se sapesse chi l'ha ammazzato, papà. Non lo sapremo mai. 20 anni sono tanti, Giuseppe. Se qualcuno avesse saputo qualcosa, sarebbe già venuto fuori. Ho letto gli articoli di papà. Se l'hanno ammazzato per quello che scriveva, vuol dire che in quegli articoli... Nostro padre ha scritto il giudiziario per 20 anni. In quegli articoli c'è di tutto. Dobbiamo parlare coi giudici. E che cosa gli diciamo ai giudici, eh? Che cosa gli portiamo? La collezione dei giornali, le fantasie di un mitomane come Di Marco, cosa ci portiamo? Li portiamo nostro padre. Quello che ha scritto. Tutto quello che ha fatto. Ci faremo male. Ipotesi sui Corleonesi. Gli appalti per la diga Garcia, io capisco. Ma questi documenti da soli non bastano a istruire un processo. E che vuole, la foto e la firma dell'assassino? Giuseppe. Dottoressa, intanto noi la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato. Guardate, non è detto che voi non possiate produrre altri elementi. Sì, io ci sto lavorando, sto rileggendo le carte di mio padre, gli articoli, le inchieste. Raccogliete tutto quello che potete. Appunti, materiali di lavoro. Anche i vostri ricordi vanno bene. Va bene, dottoressa. La ringrazio davvero. Giuseppe, andiamo. Sì, ma poi riaprirà il caso? Sì, se ci sarà qualcosa di concreto. E questo non è concreto. Avete un nuovo pentito, Gaspare Mutolo. C'è scritto che sta raccontando tutto quello che sa sulla mafia palermitana. Sì, ma su suo padre non ci ha detto ancora niente. E voi gliel'avete chiesto? Perché lo faccio? Perché questa ricerca della verità dopo tanto tempo? Quale verità, poi? Mandanti, esecutori, complici innominabili. Un padre ammazzato è un padre ammazzato. L'unica verità è che se n'è andato per sempre. Buongiorno, colonnello. Buongiorno a lei, francese. La ringrazio per l'appuntamento. E ci conosciamo da troppi anni. Se gli avessi detto di no, non mi lasciava più in pace. Allora, cosa vuole sapere? Il sequestro Corleo. Francese, io sto per congedarmi dall'arma. Questo caso non lo seguirò più io. Io invece devo continuare a scrivere ancora per un bel pezzo. Per cui, colonnello, mi dica qualche cosa. È suo. Gli appalti nella Valle del Belice. Scritto bene, informato, dettagliato. Gli appalti di cui parla valgono miliardi, giusto? Quindi non è per il riscatto che hanno rapito Corleo. Ma per mettere le mani su quegli appalti. L'ha detto lei. Ma le dico una cosa.
Ma chi è così pazzo da organizzare questo sequestro? Voglio dire, Corleo è il suo ciordinino salvo. Ha la protezione di Badalamenti e Bontade. Così scoppia un'altra guerra di mafia. Lei mi piace, Francese. Lei vede dove gli altri non vogliono vedere. Ma attento ai nomi che scrive, perché quella è gente che non dimentica. La saluto. Non so se mio padre e il colonnello Russo fossero amici. So che si stimavano e si rispettavano. Ciascuno di loro aveva imparato che nella vita la schiena devi tenerla dritta. Non perché fai carabiniere o il giornalista, ma perché sei un uomo. La faccio io. Vai su, è proprio oggi che non sono in divisa. Aspetta un attimo. Stai benissimo. E vieni pure tu. Dai, che a Filippo ci fa piacere. Ringrazierò tanto, ma non mi sento molto bene oggi. Perché? Niente. Solo un po' di stanchezza, davvero. Resto così, aiuto Manuela a fare un po' di compiti prima di cena. Riposati. Ciao, tesoro. Ciao, papà. Quanto rimanete ancora? Che te devo dire? Io sto meglio qua che a Palermo. Ma sei davvero deciso a lasciare l'arma? Fili, già ho presentato una domanda. Prima della fine dell'anno sarò un uomo libero. Io non ti ho capito, però. Ti avrebbero dato il comando della compagnia dopo tanti anni in mezzo alla strada. E sono successe troppe cose. Fammi accendere, vai. Hanno ammazzato il colonnello Russo. Che sta dicendo? Oggi pomeriggio a Facusa. Carluccio mi chiamo dalla mobile. Comando che hanno ammazzato, è un amico suo. Ma che è stato? Non sanno niente. È arrivata una macchina e cominciò a sparare. Non sanno se erano due, tre, quattro. Ammazzato. Io mi preparo, vado a Ficuzza. Spicciate, Lino. L'Italia centrale, governata dal regno della Chiesa, l'Italia, l'Italia meridionale, dove vi erano gli Aragona. Gli Aragona erano degli spagnoli. E inoltre nei comuni molto spesso... Ripeti questa parte, Gioia. E molto spesso vi erano delle guerriglie per chi doveva avere il potere, per chi doveva comandare e prendere le decisioni. L'hanno ammazzato Russo. Si decise che a prendere le decisioni come un cane, capisci? Doveva essere un uomo forte. È stata un'esecuzione, ti rendi conto che animali sono? Stava a Ficuzza, passeggiava con un amico suo. Quando? Non lo so, l'ho appena saputo. Chiamato addirittura a tirare. Mario. Risa, ri, ragioniere, ri come rivolta e sa come saccheggio. No, quale colpo di stato, ragioniere, sto scherzando, no. Pesanti, questa è la Camera di Commercio, sono una cosa... Fallo tu il loro mestiere, Francese. Già subito, tutto il giorno col culo seduto sulla sedia, a non fare niente. Sì, pronto, eccomi. Sì. Ma è sicuro? Bene, la ringrazio. Grazie, segue la signora. Allora? La società è intestata a Pino Mandalari, il commercialista. C'è presente? Ma con quello che piglio qua dentro che me ne faccio del commercialista? Lino, Pino Mandalari. Aspetta.
Tino Mangialari. Eccolo qua. Pino Mandalari, arrestato il mese scorso per favoreggiamento. Era il prestanome di società riconducibili ai boss Vernengo, Madonia, Badalamenti e Rina. Cioè Risa. Rina Salvatore. Cioè è lui il proprietario della ditta che sta lavorando alla diga. Nemmeno la fantasia di cambiarsi il nome. Questi si sentono così forti da poterci mettere pure la faccia. Mi stai dicendo che l'hanno fatta ammazzare i Corleonesi? È solo un'ipotesi, Peppino. Cosa abbiamo in mano? Te la ricordi la conferenza stampa 2 anni fa di Lima e Ciancimino? La diga Carcia. L'appalto più ricco che sia mai stato bandito dalla regione Sicilia. 350 miliardi, cantieri per 10 anni, lavoro per migliaia di operai. Una fortuna. Per chi ci mette le mani sopra. Che c'entrano i Corleonesi? C'entrano i soldi e i morti. La ditta che sta comprando i terreni dove costruiranno la diga appartiene a Salvatore Rina. E i morti? 18 omicidi in 2 anni, tra Roccamena, Partinica e Monreale. Dove costruiranno la diga? E dove principalmente operava il colonnello russo. Scrivi. Se te la senti, scrivi. Tutto? Quando mai non abbiamo scritto tutto noi? Francesco. Ciao Nino. Questo caffè è freddo, ma lo rifate cortesemente. Scuro e bollente, come sempre. Ci eccolo, dici che gli devo parlare. Sì, sì. Ti mandiamo tutto. D'accordo. Sì. Va bene. D'accordo. D'accordo. Sì, ci sentiamo. Come andiamo, Francesco? Ma abbastanza bene, grazie. Pensavo una cosa. Lei ci va mai a caccia? No. Io sì, da sempre. Mi insegnò mio padre. E una delle prime cose che ho imparato e a non sprecare colpe. Io non premo il grilletto se non sono sicuro di centrare il bersaglio. Mi segue? Veramente no. Mi hanno chiamato da Roma. Anche loro leggono i giornali. Qui stiamo rischiando che il finanziamento per la diga venga bloccato. Ma è che è per colpa nostra? Lei crede davvero che il governo voglia continuare a finanziare un'opera pubblica che arricchisce la mafia? Ma scusi, ma noi che cosa c'entriamo? Allora lei fa finta di non capire, francese. Far fallire un investimento per centinaia di miliardi solo per inseguire delle voci è una responsabilità che un giornale non si può prendere. Non sono voci. Ah no? E cosa sono allora? Indagini, perquisizioni, arresti? Mi sta dicendo che mi devo fermare?
Io non le sto dicendo niente. Ma sappia che alla prima smentita lei è chiuso. Questa terra si sa, è la terra dei misteri. Dall'arrivo del prefetto Mori, allo sbarco degli americani in Sicilia, alle clamorose gesta del bandito Giuliano, alla strage di Portella della Ginestra, all'uccisione di Giuliano, al tentato golpe Borghesi, ai grandi omicidi eccellenti degli anni 79, 80, 81, che poi non è altro che il golpe dei Corleonesi, alla misteriosa scomparsa di Sindona in Sicilia, alla seconda guerra di mafia, alle grandi stragi, Ustica compresa. Qual è la verità? E quante sono le verità? A volte mi sembra che tutto sia come un immenso puzzle. Ogni tanto incastri un pezzo e cerchi l'altro per andare avanti. Ma il puzzle è infinito. Nonostante tutto l'impegno possibile, non sarà mai completato. Che chi sono questi? I tre arrestati per l'omicidio del colonnello Russo. Ma come hai fatto ad averle? I carabinieri hanno detto che era impossibile vederli. Ah, impossibile. Anch'io ho i miei amici importanti. Bravo Lino. Cioè, questo sarebbe l'assassino? Ma tu ci credi a sta storia? Hanno confessato. Ma lascia perdere quello che hanno detto. Questi sono tre pastori incensurati. Sono tre ladri di bestiame. Il colonnello stava indagando su di loro. Ma dai, Lino, ma ti pare possibile? Tre pastori che ammazzano a revolverato un colonnello dei carabinieri per un furto di vacche, per abbigeato. Ma dai. Ma poi hanno parlato di raptus. Qual è il raptus? Cioè, la macchina che è stata usata per l'omicidio l'hanno rubata un mese prima. A questo ci manca pure il braccio destro. Ma magari è mancino. Ma dai, Lino, è tutta una minchiata. Te lo dico io. Questi tre non c'entrano niente con l'omicidio Russo. Sono stati mandati avanti da qualcuno per coprire chissà chi. Chi? Tu, comprati il giornale domani e lo scopri. Mario, io vado a mangiare, non mangio da ieri. Signor Francese, la deve finire di scrivere stronzate, ha capito? Ma chi è? Chi sei? Chi c'è lì? Chi ha parlato? Tutto un'altra volta. Tutti gli articoli di nostro padre. Giuseppe. Come faceva a sapere tutte quelle cose sull'attica? Come ha fatto a collegarla all'omicidio del colonnello Russo? Ma sono le 4 del mattino, Giuseppe. Ci sono troppi dettagli. Troppi nomi. Ho letto tutti gli articoli dei suoi colleghi.
Come dei suoi colleghi? Papà era l'unico che faceva i nomi dei boss, delle società, dei prestanomi. Lo sai che significa questo, Giulio? Che era solo. Ne parliamo domani, Giuseppe, per favore, eh? Torna a dormire, va bene? Ma che succede? No, niente, non ti preoccupare, tutto a posto. Oh, Giuseppe, sono Salvatore. Ma come stai, compare? Non ci sentiamo da 2 mesi, sei sparito. Ma dove sei? Che stai facendo? Richiamami. Giuseppe, sono passata da Palermo ma non mi rispondevi. Peccato, volevo vederti. Tutto bene? Chiamami al cellulare quando puoi. Mi manchi. Oh, Peppino, come stai? Scusa se sono venuto a disturbarti, ha detto Manny. Ma figurati, io ero qua con i miei figli. Quello è il piccoletto di casa? Sì. Come si chiama? È Giuseppe. Una sigaretta? No, per carità, io domani comincio con le buone abitudini. Torno al giornale e ricomincio a fumare. Così festeggiamo. Io invece me ne vado. Come che ne vai? Sono venuto apposta per te. Lascio Palermo. Me ne vado dal giornale. Torno a Roma a dirigere l'ANSA. Mario, non me ne vado perché ho paura. Me ne vado perché non ne vale la pena. Ma che stai dicendo, Peppino? Ma tu lo sai che quando mi hanno bruciato la casa il giornale non ha pubblicato la notizia? Nemmeno un trafiletto. In redazione non hanno fatto neanche un comunicato di solidarietà. Zero. Come se non fosse accaduto niente. Sì, lo so. Lo so. E mi dispiace. Lo so che ti dispiace. Tu non sei come gli altri. Vattene pure tu, Mario. Fallo per i tuoi figli. Sono contento che mi hai cercato. Eri un bambino l'ultima volta che ti ho visto. Sono cambiate tante cose. Già. Ho cambiato giornale, città, vita, ma non il lavoro. Quello non si può cambiare. Se ti tocca fare il giornalista, è una pena che ti porti dietro per sempre.
Sicuro che non vuoi mangiare niente? No, non ho fame. Mio padre non la viveva come una pena. Tuo padre era migliore di noi. Ed è il motivo per cui è morto. E invece se n'è andato. Ho scelto la vita, come tutti. Anche mio padre voleva vivere. Mario aveva un'ossessione. Salvatore Riena. Ma perché proprio lui? Aveva intuito, prima di chiunque altro, che l'affare della diga Carcia avrebbe fatto fare il salto di qualità a Cosa Nostra. Che Riena e i Corleonesi si sarebbero presi ogni cosa. La politica, gli appalti, il traffico degli stupefacenti, tutto. I nuovi comandanti e i nuovi comandamenti della mafia. Noi l'abbiamo capito 10 anni dopo. Tutto qua quello che mi sa dire. E ti aspettavi da me? I nomi, le prove. Il rimorso. È vero. Avrei dovuto convincerlo ad andare via da Palermo. Sarebbe stata una fuga. Sarebbe stato un padre vivo. L'avevo preparata per te. Qui? Michele Greco, il capo della cupola di Cosa Nostra. Cerca l'altra metà. Ma come ti è venuto in mente? Quello che hai scritto è un azzardo. Hai collegato omicidi, appalti, boss mafiosi alla morte di nostro padre senza neanche una prova. Papà l'hanno ammazzato per gli appalti sulla diga. Io ho scritto quello che so. Tu non sei lui, Giuseppe. Non basta indossare la sua giacca. La diga, Riena, era una storia di nostro padre. Quella è la nostra storia. Tu devi pensare ad altro. Per favore, Giuseppe. La mamma è preoccupata per te. Sto bene. Senti, c'è una mia amica che ti può aiutare. È una psicologa. Sto bene. Buongiorno, signora. Bentornato, dottore. Grazie. Guarda, guarda chi si rivede. Ciao, Francesco. Ciao, Michica. Tutto bene? Sì, tutto a posto, grazie. Mi fa piacere. Bentornato. Grazie, grazie. Mario! Uè, Lino! Pensavo che ti prendevi qualche altro giorno. Ma che, a casa senza poter lavorare? Che mi vuoi morto? Come stai? Insomma, un poco confuso. Ma qualcuno ha messo mano nei miei cassetti? Ma non credo, perché? C'erano tutti gli appunti sulla diga, sui Corleonesi. L'avevo messi da parte per la mantia. Ma te li sarai portati a casa? Mia moglie dice che me li sono portati al giornale. Certo, che entusiasmo qui, eh? Ma che ti aspettavi? La mantia si è licenziato.
Il direttore si è messo in ferie. Come? E chi comanda adesso? Il vice direttore. Ma chi quello? Ha fatto carriera. Si è fatti i cazzi suoi, te lo dico io. E comunque qualcuno mi ha affogato nei cassetti. Ma magari cercavano le tue sigarette. Mi le fuma le mie sigarette qua dentro. Francese! Marchetti! Come stai? Bene, bene, grazie. Che abbiamo? Posta? Troppa. Così ti impari ad andartene in vacanza 3 mesi. Culo. Questa che vuol dire? Vuol dire che ci stiamo prendendo cura della sua salute. Ah, trasferendomi alle pagine delle cronache regionali. Meno stress, orari ridotti, domenica libera. Dottore, io non ho chiesto niente. Lei ha avuto un infarto. Sì, e questa è peggio. Questa è una coltellata. Ma poi devo finire l'inchiesta sulla diga. Oh, la diga, è passato tanto tempo. L'omicidio russo. La morte del colonnello russo, fai fermo. La morte del colonnello russo è un'indagine chiusa. Sostenere il contrario senza prove è un azzardo. Ebbene, io porterò le prove. I fatti. Va bene. Congeliamo il trasferimento. Quando possiamo ricominciare a pubblicare l'inchiesta? Io ho già una puntata pronta e sto lavorando alle altre due. Intanto lei finisca di scrivere e poi ne parliamo. Vada, Francese. Vada. Ricominciamo. La società di Rina sta comprando gran parte di quei terreni e li sta pagando 800.000 lire a ettaro. Adesso la Regione Sicilia glieli esproprierà ripagandogli 13 milioni a ettaro. Siamo più o meno a 16 volte tanto. E quindi il colonnello russo aveva ricostruito tutto? Tutto, tutto. I nomi dei vecchi proprietari, le cifre pagate e i prestanomi usati per l'acquisto. Fino a che punto è disposto ad arrivare, Francese? Fino in fondo. Russo era un amico. Al giornale la coprono? Sì, si capisce, certo che mi coprono. È sicuro? Li riconosce? Quello a destra è il capo di Cosa Nostra. E quell'altro? Il mio editore. Signor Michigay? Signor Michigay? Shhh! Me sto vendendo i pesci. Me ne fai scappare. È vero che vuoi riaprire l'indagine su tuo padre? Ci sto provando. Bravo. Fai bene. Un padre possiede solo una cosa. I suoi figli. Solo di loro si può fidare. Ci sarebbero anche gli amici. Io lo sono stato amico di tuo padre. Forse non abbastanza. Era questo quello che ti volevi sentire dire?
ho trovato un appunto tra le carte di mio padre. C'è scritto che lei voleva portarla a cena da certe persone. Tre volte io l'ho chiesto. Tre volte mi ha detto di no. Chi erano? Amici. Vecchi amici. Ma tu vuoi sapere il nome, giusto? E io te lo dico. Stefano Bontate. E Mimmo Teresi. Due capi mafia. Voleva portare a cena mio padre da due capi mafia. Io a tuo padre gli volevo salvare la vita. E volevo che glielo spiegassero due capi mafia. Che con quella gente non si scherza. Non si va via. Che ti ammazzano. Quelli chi? Gli stessi che hanno ammazzato a Bontate. I Corleonesi, i Verdane. Chi c'era su questa foto oltre a Michele Greco? Lo sapevamo tutti in redazione. Abbiamo tagliato noi. Vuoi sapere chi era l'altro, quello che manca? L'editore del Giornale di Sicilia. Ora posso pescare? Casa Francese. Dici a quel cornuto di tuo padre che gli apriamo la pancia. Ma chi è? Pronto? 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 Pronto! Beh, chi ci vede tutti qua? Hanno fatto una chiamata. Che volevano? Babbia, no? Che cos'è? Uno scherzo telefonico che hanno fatto. Guarda che li fanno sempre, pure al giornale. Fanno tutti questi scherzi così. Oh, papà, fai il giornalista, eh? Non è che faccio il poliziotto. In questa città non ce l'hanno con quelli che scrivono. Maria. Mario. Uno scherzo è stato. Solo uno scherzo. No, che facciamo? Che restiamo qua nell'ingresso? Io sto morendo di fame. Uno scherzo è stato. Avete sentito vostro padre? Andiamo a mangiare. Amoni. Giuseppe. Giuseppe. Sono giorni che provo a chiamarti. Qui, al lavoro. Dicono che non ti presenti da settimane. Vaffanculo per il lavoro. Giuseppe, dobbiamo parlare. Ma di cosa? Amore, dici che ti è preso. Quello che è preso a tutti voi. Il mondo fa schifo, non ci si può fare un cazzo. E tu ti arrendi, no? Io mi arrendo? E tu che hai fatto? Lo sai che l'editore del giornale stava a stretto contatto con Michele Greco? Sai che significa questo? Che papà l'hanno tradito. Certo che lo so che significa. Io ci lavoro in quel cazzo di giornale. E tu che ti aspettavi, eh? Ti basta questo per crollare? Che c'è, non la vuoi più la verità? Affanculo la verità. Affanculo. Uè. Mi sono riguardato le carte dell'istruttore. Non hai detto che... Lascia perdere quello che avevo detto. La perizia balistica sui proiettili conferma che sparare a nostro padre è stata una sola persona.
6 pallottole calibro 38. Una 38 special del tipo Smith & Wesson, stesse pallottole, stesso calibro dell'omicidio russo. Qui c'è quello che mi avete chiesto. C'è tutto? Mi piglia per il culo. Li potete mettere lì. Alle 6 si chiude. Grazie. Come cercare un ago in un pagliaio. Ma vuoi un caffè? Io me lo prendo. Stiamo per chiudere, eh? Sì, lo so. Adesso andiamo. Bravi, avete fatto un ottimo lavoro. Ci sono anche novità, nuovi pentiti. Contorno, Brusca, Sino, Di Carlo. Stanno parlando di molte cose. Anche di nostro padre? Anche di vostro padre. Entra la corte, in piedi! Gaspare Mutolo, nato a Palermo il 5 marzo 1940. Signor Mutolo, qual era la sua occupazione prima di essere arrestato? L'autista, detto Torrina. Può ripetere a questa corte quello di cui ha conoscenza sull'omicidio di Mario Francese? Io, signor Presidente, vi posso raccontare le regole di Cosa Nostra. Gli omicidi pesanti erano tutti decisi dalla commissione. E l'uccisione di Francese era ritenuta un omicidio, diciamo, pesante? Molto pesante, signor Presidente. All'epoca, quando ammazzarono il dottor Francese, io ero in carcere a Lucciardone.
E lì, almeno per 2 anni, tutti noi uomini d'onore commentavamo i suoi articoli. E come li commentavate? Un coinnuto. Beh, ci spieghi meglio, signor Mutolo. Francese non perdeva occasione per dare addosso a noi altri. Si interessava un po' troppo della diga Garcia. Idro tagliava, ascoltava e poi scriveva tutto. Beh, c'erano molti giornalisti a Palermo che scrivevano di mafia. Perché ce l'avevate proprio con Francese? Perché lui era l'unico che metteva nome e cognome, uno soprattutto. Quale nome, signor Mutolo? Totò Riina. Anche per il suo matrimonio con Ninetta Bagarella. Lui scrisse un articolo e questo a Riina lo fece impazzire. Come ci ha confermato il collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, quella sera a sparare fu un solo uomo, alto circa 1,70 m, vestito di scuro, un soggetto freddo, determinato. Addirittura si avvicinò alla vittima per controllare che tutti i colpi fossero andati a bersaglio. Quell'uomo, signori della corte, è in quest'aula. Il suo nome è Leo Luca Bagarella. La costruzione della diga Garcia è il più grande affare che la mafia abbia mai fatto. Ben presto tutti gli appalti nella Valle del Belice avrebbero raggiunto 1.000 miliardi. E questo Mario Francese lo capì. Fu il primo a denunciare il connubio tra affari e mafia. Le sue inchieste per la prima volta raccontavano il sopravvento dei corlonesi sulla vecchia mafia palermitana. Insomma, signori della corte, Francese andava fermato. Ad ogni costo. Quanto ti fermi a Palermo? Non mi fermo. In realtà ho chiesto cambio a una mia collega. Volevo salutarci. Torno a casa. Ho fatto domanda all'American e mi assumono. Bello. Bello, sono contento. Grazie. E tu? Io sto bene. Sei riuscito a pensare come pensava tuo padre? Ci ho provato. Sei speciale, Giuseppe. Penserò tanto a te. Avrei voluto chiamarti, mi dispiace. Non dispiacerti. Non era il tempo giusto per noi. Buona fortuna. La morte di Mario Francese va letta anche alla luce di ciò che emerge dall'ambiente di lavoro e del suo giornale. Non tanto perché i mandanti e gli esecutori vadano ricercati in quell'ambiente, ma perché è proprio in redazione che matura l'isolamento di Francese. La linea degli articoli seguita da Francese non corrispondeva a quella seguita dal giornale, tantomeno alle aspettative che Cosa Nostra nutriva nei confronti dell'editore e di alcuni suoi agonisti. È ormai fatto indiscusso in questo processo l'amicizia che lega Michele Greco all'editore per stessa ammissione dell'imputato. Mario Francese fu ucciso perché rifiutò di assecondare il folto coro di pavidi di quel periodo, un coro che spingeva per un giornalismo prudente, un giornalismo fatto di mezze verità, verità a volte sussurrate, ma per lo più nascoste.
via francese! In nome del popolo italiano, da Corte d'Assise di Palermo, visti gli articoli 81, 110 e 575 seguenti del Codice Penale, dichiara Bagarella Leoluca, Riina Salvatore, Greco Michele, Madoria Francesco, Geraci Antonino, Farinella Giuseppe e Calò Giuseppe colpevoli dei reati loro ascritti e li condanna alla pena di anni 30 di reclusione ciascuno. Ce l'abbiamo fatta, Giuseppe. Abbiamo vinto. Non ci devi pensare più. Ora basta. Ehi, Giuseppe. T'ho svegliata? No, no, non ti preoccupare. Come stai? Sei felice? Se voi siete felici, io sono felice. Stavo pensando a tuo padre. Mi manca, sai? Mi manca troppo. Giuseppe. Giuseppe, sei lì? Te l'ho detto che voglio partire. E dove te ne vuoi andare? È tanto tempo che voglio farlo, magari a Capo Verde. E perché non te ne viene a stare qui per un poco? Qui c'è troppo spazio, Giuseppe. Vediamo domani, dai. Buonanotte, mamma. Thank you.
Pronto, mamma, che c'è? Ciao, Giulia. Ti disturbo, sei al lavoro? No, sto arrivando adesso. Ah, hai sentito tuo fratello? No, perché? No, niente, è che mi ha telefonato stanotte, era strano. Ho provato a richiamarlo, ma non risponde. Va bene, adesso lo chiamo io, non ti preoccupare. Grazie, gioia mia. Ciao. C'è le ali di cavi? Giuseppe? Giuseppe? Thank you.